Intervista Fiume di Vincenzo De Luca sul Fatto Quotidiano. Il primo cittadino di Salerno e viceministro parla di PD, doppio incarico, lupi, non risparmia battute quando definisce Fallopoli i suoi detrattori del PD. È incalzato dal giornalista, dice di non aver più velleità di candidatura a governatore della Campania. Non ho il livello adeguato di masochismo, dice De Luca, facendo intendere che segna il passo. Eppure, chi è vicino a lui, come l'assessore al turismo del comune di Salerno, Enzo Maraio, scommette ancora su quel ruolo per De Luca. Costituisca davvero un valore per il centrosinistra e un'opportunità per la regione Campania, la candidatura di Vincenzo De Luca alla regione. Io come campano ovviamente mi auguro che si possa trasferire il modello amministrativo di Salerno anche a livello regionale. È evidente che c'è un anno davanti nel quale dobbiamo costruire, credo che De Luca ancora oggi rappresenti la migliore candidatura possibile di un centrosinistra che vuole vincere, vuole tornare a governare la regione Campania. Altro tema è quello della decadenza. Il prossimo consiglio comunale, che si terrà entro il 15 febbraio, dovrebbe decidere. Ovviamente la legge è chiara su questo punto. Se entro una determinata scadenza di fine febbraio, il 23 credo, non si scioglie in qualche modo il consiglio comunale o comunque non viene dichiarato decaduto il sindaco De Luca, il voto inevitabilmente per legge nazionale slitta nella prima finestra utile nell'anno successivo, quindi il 2015. Credo che Vincenzo De Luca abbia rilanciato una posizione che aveva già espresso con chiarezza sin da subito, quindi rimettendo nelle mani del Consiglio Comunale, come la legge prevede, ovviamente l'iter procedurale per sollevare la questione della sua decadenza e quindi dell'incompatibilità. Intanto ancora nessuna certezza su chi guiderà l'amministrazione nel caso in cui si vada a votare appunto nel 2015. Ma chiunque esso sarà, potrebbe essere il futuro candidato a sindaco del centrosinistra a Salerno. Credo che adesso De Luca si è impegnato soprattutto non soltanto a rafforzare il suo ruolo a livello nazionale, ma anche a scegliere la squadra che ovviamente possa condurre a termine e possa dare continuità a quel percorso che abbiamo avviato. Poi attraverso quali uomini ovviamente il sindaco ha dimostrato di non sbagliare, quindi sono fiducioso da questo punto di vista e lo dico come espressione e come esponente di un partito diverso da quello di appartenenza del sindaco De Luca, e quindi sono fiducioso e credo che comunque daremo continuità a questa amministrazione in maniera molto seria.